Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Pero. È derby tra Arezzo e Siena anche nel campionato Berretti. Lo scorso anno qui a Palazzo del Pero fu una partita molto emozionante con l'Arezzo che vinse al 90esimo. Vedremo come andranno le cose quest'oggi. L'Arezzo di Mario Palazzi che schiaga Casini, Ruscetta, Pellegrini, Martelli, Bordonaro, Sestini, Sussi, Conte Duca, Giaupai, Aramini e Baldoni. Il Siena con Petrucci, Saventi, Busini, Basilicata, Abbazzi, Gafa, Sestini, Chiti, Cerbara, Arigò e Mazzei. Pellegrini a cercare Ruscetta che stacca, c'è Sussi lì in mezzo, Sussi difende bene palla, Sussi ancora, Ruscetta, palla di ritorno per Sussi, era il rigore, Sussi conclusione, la parata di Petrucci, comincia a salire in cattedra Cristian Sussi, palla dentro, Sussi di prima per Giaupai che finisce a terra, si rialza e si prosegue. Per Baga poco fa in movimento, palla sul secondo palo e c'è il gol di Saventi. Saventi porta in vantaggio il Siena al 16esimo minuto, ormai qui dimenticato sul secondo palo. Saventi sul calcio d'angolo battuto da Arigò. Arriva l'1-0 del Siena, davvero qui dimenticato. È stato per lui abbastanza facile mettere il pallone in rete e dunque il Siena al primo affondo si trova in vantaggio 1-0 in casa dell'Arezzo. Aramini si gira subito e calcia! Palla larga. Interessante questa esecuzione di Riccardo Aramini. Giaupai e Basilicata, Giaupai riesce a passare, Giaupai palla dietro per il tentativo di Sestini e la grande parata di Petrucci, occasionissima per l'Arezzo in questo caso con Sestini. Calcio d'angolo, deviazione, la palla rimane lì, Conte Duca riesce a lottare, l'Arezzo che ha subito tre angoli ma in uno ha preso gol, in un altro è un pericolo e qui attenzione. L'arbitro che assegna calcio di rigore? Calcio di rigore per il Siena? Incredibile. Colpo di scena. Qui forse c'è stata una segnalazione perché l'arbitro ha fatto passare diversi secondi. È accaduto qualcosa dentro l'area di rigore. Adesso l'arbitro va a consultarsi con il proprio collaboratore Martelli. Va Sestini. Destro! Spiazza Casini. E il Siena raddoppia con... Lorenzo Sestini dal dischetto del rigore, 17 nella ripresa, Arezzo 0 Siena 2. C'è una palla che carambola, Zuppel finisce a terra, attenzione, niente da fare e qui l'Arezzo probabilmente ha di che protestare con Zuppel sembrato essere stato trascinato a terra oltre il secondo palo, visto anche precedente calcio di rigore proprio sugli sviluppi di un angolo. Qui l'arbitro ha ritenuto di non intervenire, se ne va via Busini due volte, palla dentro, attenzione Mazzei, calcio di rigore, Mazzei e la palla che finisce, vediamo, salvata probabilmente, vediamo, pallone salvato, sembrava già arrivare veramente i titoli di coda per questa partita. Palla salvata all'ultimo con l'uscita di Casini alla disperata su Mazzei e l'Arezzo dunque si salva dal terzo gol, anche se adesso subisce un calcio d'angolo conquistato da Cerbara. E c'è stato comunque, se andiamo errati, Pellegrini che sul pallone che stava carambolando in rete con un agonismo ancora più alto rispetto al primo tempo. Gran palla per Cioni davanti a Casini. Cioni 3-0 al 31esimo. Ma che palla che gli ha dato Busini, precisissima. L'ha mandato in porta e dunque 3-0 che era sfumato poco fa. Arriva adesso Cioni, non perdona, fa anche questa danza.
la messa di giustizia all'incrocio dei pali per il 3-0. Bel gol da parte di Giacomo Cioni, ancora bello l'assist di Busini. Il Siena addirittura in vantaggio a Palazzo del Piero sull'Arezzo 3-0. Area di rigore, c'è il gol di Bux fa centro su una palla qui sporca, disimpegno del Siena non granché efficace e Bux diciamo che rende meno amara la giornata a Maranto. Al 40esimo e 40 circa arriva il gol di Claudio Bux, mancato ormai da diversi minuti nella ripresa. Intanto esce a insistere Ruscetta, altro traversone, colpo di testa, grande parata sullo stacco di Zuppel di Petrucci, e qui ha compiuto davvero un grande intervento Petrucci sullo stacco di Zuppel, a dimostrazione che quando arriva un buon cross Zuppel può davvero essere letale. E finisce qua, va al Siena dunque il derby del campionato Berretti, che batte l'Arezzo 3-1 nel primo tempo Saventi, nella ripresa rigore di Sestini, il terzo gol di Cioni per l'Arezzo, ha segnato Bux, partita in cui non si sono visti insomma tre gol o anche due di differenza. Il Siena però è stato più bravo a sfruttare gli episodi. Siena che scavalca l'Arezzo in classifica quota 7, Arezzo che rimane a quota 6, prima sconfitta interna per la squadra di Palazzi. Ai prossimi appuntamenti col calcio giovanile su Arezzo TV. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.